Il glaucoma è una malattia cronico-degenerativa progressiva, quasi sempre bilaterale e che porta dei danni al nervo ottico. È quasi sempre legata a un aumento della pressione oculare aumentata che provoca dei danni al nervo ottico e una compromissione del campo visivo. Quindi una pressione oculare normale si intende tra i 10 e i 21, però ci sono da considerare alcune forme di glaucoma che sono a bassa tensione, quindi rendono la diagnosi un pochettino più difficoltosa, ma si ci arriva lo stesso. Ricordiamo le varie forme di glaucoma: il glaucoma acuto, il glaucoma congenito e il glaucoma più comune, che è quello cronico semplice, di cui oggi ci occupiamo di più perché durante lo screening proprio queste forme andiamo a cercare. La diagnosi viene effettuata dall'oculista con la visita semplice, normale, quotidiana di routine, in quanto vedendo le alterazioni della testa del nervo ottico, quindi della papilla ottica, misurando la pressione oculare, allora se si notano delle alterazioni in questo senso, di questi parametri, con approfondimenti ulteriori si fa una diagnosi di certezza, perché ci deve essere anche l'alterazione del campo visivo. L'accertamento si può fare anche con altre strumentazioni, l'OCT, la pachimetria corneale. La prima visita è bene effettuarla intorno ai 40 anni, è l'età in cui si presenta questa forma di glaucoma. Abbiamo delle armi in mano per poter, una volta diagnosticata in tempi precoci questa malattia, per cercare di limitarne i danni o addirittura fermarla. E abbiamo una terapia medica, una terapia, se non funziona quella medica, parachirurgica, o addirittura la terapia chirurgica. Se presa in tempo, la malattia può essere ben controllata. Vi do dei numeri: nel mondo ci sono circa 55 milioni di pazienti affetti da questa malattia e 25 milioni hanno perso la vista. In Italia si stima che oltre 1 milione di persone siano glaucomatose e che il 50% non sa di esserlo.